Muffa! Cosa c'è che non va? Ho letto tutti i libri che ci sono a Ponyville, Spike, e non ce n'è uno che parli del misterioso baule ricevuto dall'albero dell'armonia. Né si parla di chiavi che possano aprirlo. Ma qualcosa mi dice che sarebbe importante riuscirci. Spero che Princess Celestia abbia qualche idea. Se anche nella biblioteca di Canterlot non c'è niente, non saprei dove altro guardare. Mia carissima Twilight, mi farebbe tanto piacere averti qui a Canterlot ancora una volta, ma ho qualcos'altro in mente per te molto più vicino a Ponyville. Come sai, di quell'antico castello dove un tempo vivevo con Princess Luna non sono rimaste che le rovine nel cuore della Everfree Forest. Ma se guardi con attenzione, potresti trovare un libro utile per le tue ricerche, nascosto in ciò che rimane della biblioteca del castello. Wow, guarda quanti libri antichi! È una vera miniera d'oro di informazioni! Non ci posso credere! Bene, allora che ne dici, Twilight? Torniamo a casa? Ma vuoi scherzare? Questo posto è perfetto! My little pony, my little pony, ah, pony. Un vero amico non l'ho avuto mai, my little pony. Finché non sei apparso per me, avventure e allegria, dal cuore in poi, amore sia, sii gentile, dai, è facile, la magia è insieme a voi, sì, my little pony. I migliori amici che potrai trovare. Non intendo muovermi, muoviti tu! Non mi muoverei per nessun motivo al mondo. Tra tutte le sfide, questa è la sfida più sfidante in cui un pony abbia mai sfidato un pony! Cosa? Beh, è emozionante! Che state facendo? Applejack e Rainbow Dash stanno gareggiando per il titolo di pony più coraggioso! E questa è la prova finale! Sguardo fisso con api! Vince chi non sbatte gli occhi! Adesso mi servirebbero le mie api. Ma senza le api non sapremo mai chi di noi due è il pony più coraggioso. Mi dispiace tanto. Ehi, e adesso che facciamo? Non preoccupatevi, ho tenuto scrupolosamente il punteggio per tutto il giorno. Dunque, sposto la virgola, riporto il 2 e... Congratulazioni! Siete in pareggio! In pareggio? Non è possibile, non si può pareggiare in una gara di coraggio. Non so che dirvi, i numeri non mentono! Mi piacerebbe restare a tenervi i punti, ma ho il collaudo della campana della scuola! Posso suonarla per tutto il giorno, per tutta la settimana! E non devo neanche fare a turno, perché non ci sono altri volontari! D'accordo, non è un problema! Dobbiamo solo pensare a un'altra sfida super sfidante! Esatto! Credo di sapere che cosa potremmo fare. Rarity, non credi che sia un po' troppo tardi per attraversare la foresta? Tra l'altro, è anche la stagione dei ragni stellati. Anche se sono certa che devi avere un valido motivo. È solo il motivo più importante che io abbia mai avuto in tutta la mia vita. Oh, lieta di poterti aiutare! Di che si tratta? Sai, ho sentito dire che il castello delle due sorelle è pieno zeppo di meravigliosi arazzi antichi, i più belli di tutta la storia dei pony! Mi fa star male il pensiero di quelle magnifiche creazioni abbandonate incomprese, lasciate là marcire tra quelle antiche rovine! Ah, capisco. Ho bisogno del tuo aiuto per prenderne in prestito un paio e portarli alla mia boutique dove posso restaurarli. E magari potrebbero anche darmi l'ispirazione per una nuova linea! Effettivamente sembra davvero molto importante. Sì, forse non è proprio il motivo più importante di tutta la mia vita. Però il classico retro antico sarà molto in voga la prossima stagione, quindi non si butta via niente. Ah, sei proprio sicura che ti servano quegli arazzi? Ma sì, certo. Anche se devo ammettere che queste rovine fanno un po' paura. Guarda quanto fango! Ce n'è dappertutto!
ci picchia! Ma questa è un'autentica collezione di buon gusto artistico dell'antichità! Oh. Angel! Non scappare più via in quel modo! Le rovine antiche sono piene di cose con cui potresti farti male! Potresti sbattere una zampina o inciampare su una pietra! Devi fare molta attenzione! Non servono tutte quelle candele, Twilight! Ho avuto paura solo per un attimo! Oh, ma non è per te, Spike! Resteremo qui a studiare fino a notte fonda, quindi avremo bisogno di luce! Oh, grandioso! Bene, eccoci arrivate! E dove starebbe la sfida in questo posto? È il castello degli elementi dell'armonia! Quando ero solo una puledrina, Granny Smith mi raccontava un'antica leggenda. Quando Nightmare Moon fu cacciata, non tutti i suoi malvagi poteri magici se ne andarono con lei. Granny diceva che quando la notte cala sul castello, la sua magia rimasta qui assume la forma del terrificante Pony delle Ombre! Cioè, una sorta di fantasma? Non lo sa nessuno! Questo arazzo è perfetto! Beh, certamente gli farebbe bene un bel restauro. Sì, gentile, vola lassù e toglielo da quel gancio. Magari da sotto, no? Non vedo nulla di così spaventoso in una vecchia leggenda. Inoltre, io non credo che esistano i fantasmi. Credo che dovrei rivedere le tue convinzioni in merito. L'hai visto anche tu, vero? Aio, mi sono fatta male all'ala. Oh, tesoro, quanto mi dispiace! Quella razza è troppo pesante. Dovremmo trovarne una un po' più piccola. Ma certo. Senti, ma prima dove eri andata a finire? Che vuoi dire? Mentre combattevi sotto quei drappi, tutto il muro è ruotato su se stesso. Devi aver attivato una porta segreta. Oh, mi dispiace. Credo che queste rovine siano piene di quei trabocchetti. Davvero? Assolutamente. Dobbiamo stare attenti a dove mettiamo gli Va bene, allora forse la leggenda è vera. Certo, per questo ti ho portato qui. Solo il pony più coraggioso di tutti può rimanere in questo castello di notte senza avere alcuna paura. Paura? Io non ho paura. Beh, nemmeno io. Allora è deciso. Chi resisterà più a lungo nel castello di notte sarà il pony più coraggioso. Ci sto. Ma ci vorrà molto più dell'ombra del fantasma di un pony per farmi scappare via da qui. Per me, lo stesso. Ha! Trovato niente, Spike? No, ancora niente. Angel, ma che cosa ci fai tu qui? Oh! Wow! Il diario delle due sorelle. Oh, forse è questo il libro di cui parlava Princess Celestia. Spero proprio che tu non abbia paura del buio, Applejack. Non posso dire di averne, ma anche se avessi paura, ne avrei almeno il 50% in meno di te, Rainbow Dash. Non vedo l'utilità di questi calcoli, dato che io non ho paura. Nemmeno io! Che cosa ti prende? È solo un corridoio buio pieno di zampe di pony, appese ai muri. Già, niente che faccia così paura. Comincio a credere che forse a questo castello non interessino le mie abilità. Oh, mamma! Angel! Rarity, hai visto Angel? A dire il vero, non penso che sia caduto con noi, cara. Oh, misericordia! Dobbiamo trovarlo! Queste rovine sono pericolose per un coniglietto! Le macerie potrebbero ferirlo! O il pavimento potrebbe cedere! Oh! Potrebbe finire intrappolato in un posto buio senza via d'uscita! Poverino, non oso immaginare come debba essere.
Applejack, se hai paura puoi anche ammetterlo, capito? Non è necessario che mi abbracci. Veramente io sono qui. Piene di tutti questi passaggi segreti, presenze misteriose di questo castello irriconoscente! Ma non possiamo andarcene, non finché Angela in questo castello vecchio e pericoloso. Potrebbe essere intrappolato sotto una statua crollata, o bloccato in una torre senza cibo né acqua, o anche peggio, senza nemmeno un amico! Spike, devi sentire questa! A me piace nascondermi dietro i dipinti e mentre il corridoio delle zampe le fa ancora un po' paura, la trappola della porta è la preferita di Luna. Il corridoio delle zampe! A breve l'organo per il mondo esterno sarà ultimato, non vedo l'ora. Che cos'è l'organo per il mondo esterno? Beh, non ne ho la più pallida idea! Hai sentito? Vuoi dire il suono inquietante di un organo a canne stregato? Sì, forse. Allora non so proprio di cosa tu stia parlando. Twilight, tu hai sentito qualcosa? Oh, Spike, smettila di fare il drago fifone. Questo castello è vecchio di migliaia di anni e per metà è stato distrutto da Nightmare Moon. È naturale che faccia degli strani rumori. Praticamente sta crollando. Ok, se lo dici tu. Angel! Angel, dove sei? Sono certa che lo troveremo. Angel! Hai trovato Angel? E sta bene? Questi sono perfetti! Nessun castello sano di mente si opporrebbe alla mia intenzione di restaurare queste squisite opere d'arte! Oh, sono magnifici, Rarity! Ma io devo continuare a cercare Angel. Spero che non pensi che l'abbia abbandonato. Ti raggiungo subito! Tanto ci metto solo un attimo! Secondo te esiste almeno una stanza in questo castello che non sia piena di cose terrificanti? Sono solo vecchie armature da pony, qual è il problema? Infatti, di certo non prenderanno vita all'improvviso, no? Vero? Vediamo di capirci! Tu sei molto antico e anche molto spaventoso, ma le opere d'arte alle tue pareti sono in pessimo stato! E non potrai fare nulla per impedirmi di procedere con la mia missione di restauro! Applejack? Se sei ritornata a Ponyville significa che ho vinto io, vero? So che non è da te giocare a nascondino, quindi ti prego, dimmi che è soltanto uno scherzo! Rainbow Dash! Ehi là! Se non riesco più a trovarti, vinco automaticamente, giusto? Ah!
Lady Equestria, tu sei senza alcun dubbio il più ingrato! Angel! Rarity, dove siete? Oh, spero tanto che almeno siate insieme! Statue stregate, armature sinistre! Avanti, castello! Non sai fare di meglio? Rumori prodotti da questo castello che sta cadendo a pezzi. Risparmiami il sarcasmo, Spike. Ma che cos'hanno da urlare? Va tutto bene, Angel! Va tutto bene! Va tutto bene! Ci sono ombre dappertutto! Adesso fatela finita, basta! Ma chi è Twilight? Devo salvare Angel! Oh, Fluttershy, che cosa ci fai tu qui? È venuta con me! Oh, ti ringrazio. Ma avete passato la notte correndo in giro a spaventarvi a vicenda? Ecco, beh, dipende. Da che cosa? Se sei o non sei tu il terrificante pony delle ombre! Che cos'è il pony delle ombre? Oh, è solo una vecchia leggenda dei pony. Ma chi sta suonando? Ma allora? Lo scopriremo fra poco. Delle ombre? Il pony delle cosa? Visto? Che vi avevo detto? Non dovevi suonare la campana della scuola? Ah, certo! Ma l'ho suonata solo per 5 minuti! Hanno detto che bastava! Non capisco perché! E così, volevo dare una festa per la nuova campana della scuola, ma non avevo campanule azzurre! Non si può dare una festa per una campana senza campanule azzurzurre! Quindi sono andata a cercarle nella Everfree Forest, ma avendo freddino, mi sono avvolta nel telo che volevo usare per metterci fiori. Poi ho visto Fluttershy e Rarity, ma sono entrate nel castello prima che potessi invitarle. Le ho seguite fin qui, così ho potuto aiutare voi con la vostra festa! Di che festa stai parlando? Della festa tutti al vecchio castello diroccato per giocare a nascondino mentre io suono l'organo! Giuro che questo razzo tornerà dritto dritto dove l'ho trovato non appena l'avrò riportato al suo antico splendore. Non provare mai più a scappare da me. Oh, non puoi immaginare la mia paura. Mi sono fatta un po' sopraffare dall'immaginazione. Sì, l'abbiamo fatto tutte. Io lascio sempre galoppare la mia immaginazione. Poi ritorna da me con una torta. Beh, è bello sapere che anche quando l'immaginazione ha la meglio su di te, c'è un amico che ti riporta alla realtà. E benché non abbia trovato niente sul mio misterioso baule, sono contenta di avervi potuto aiutare. L'hai decisamente fatto, Twilight. Già, ma tu non avevi paura.
Non avevo paura perché dal diario di Celestia avevo capito come fosse vivere qui quando ci abitavano lei e Luna. Sapere qualcosa del passato ha reso più facile affrontare i miei problemi del presente, anche quelli più spaventosi. Certo! Mi è appena venuta un'idea grandiosa! Perché non teniamo un diario? Proprio come le due sorelle principesse! Come? Tutte insieme? Certo! Così possiamo imparare l'una dall'altra e magari un giorno altri pony lo leggeranno e impareranno qualcosa! Sì, mi sembra una splendida idea! So già che cosa scriverò per cominciare. Caro diario, sono contenta che la leggenda di Granny Smith non fosse vera! Lo scriverò anch'io! E io pure! Perché questo significa che voi due siete ancora pari nella gara per il pony più coraggioso! Il pony delle ombre! Che storia assurda e ridicola!